amiche e amici, concittadini di Via Fabbrica e di tutto il quartiere Botteghelle, buonasera. Prima di dare avvio al nostro incontro, desidero ricordare un ragazzo che oggi pomeriggio, purtroppo molti di voi lo conoscevano, è deceduto annegato a Posto Leone. Il ragazzo Pozzo Mario, che voi sicuramente avete più volte incontrato al Maxi Sconto. Quindi una cosa che mi ha particolarmente turbato questa sera, perché fra l'altro era un mio assistito, tutta la mia famiglia. Quindi il nostro pensiero questa sera va a lui, in modo particolare, e alla famiglia. È stato un grave incidente che purtroppo ha tolto dalla vita una giovane vita dal nostro comprensorio, dalla nostra amicizia. Stasera sono qui con i componenti della lista Crede in Rocco Lumera e mi ripresento a voi in occasione delle elezioni amministrative del 10 giugno, riproponendo la mia candidatura a sindaco. Sono insieme a due nomi storici della mia compagine e a due nuovi ingressi, Antonio Carufi e Cosimo Cacciola. Nadia Basile e Antonio Allegro. Questa sera ho intenzione di lasciare a loro la scena politica e non intendo togliere loro tempo e spazio. Quindi non mi soffermerò sugli aspetti programmatici già ampiamente esposti negli precedenti incontri e sui quali si soffermeranno invece i candidati che qui sul palco ci saranno con me. Nello stesso tempo voglio esprimere un sentito grazie ad Antonio Carufi e Cosimo Cacciola, per quanto essi hanno fatto insieme a me in questi 5 anni trascorsi. Sono stati anni difficili perché legati al cospicuo risanamento finanziario dei conti, per la cui riuscita è stata necessaria un'intensa attività del Consiglio Comunale. Ed entrambi, l'uno come presidente e l'altro come consigliere, sono stati un presidio senza pari per la riuscita di ogni iniziativa in tal senso. Senza la loro costanza e la loro perseveranza, nessuna azione di riequilibrio contabile sarebbe stata possibile. Mi sento di dire ad entrambi che sono stati due autentici pilastri della nostra compagine. A Nadia Basile e Antonio Allegra esprimo il mio ringraziamento per aver deciso di far parte del nostro gruppo. La loro presenza per noi tutti è un motivo di grande soddisfazione, perché con essi la nostra compagine si arricchisce di ulteriore competenza e di ulteriori valori. Vero. Desidero invece soffermarmi brevemente su quanto in queste sere è stato ampiamente strombazzato dai palchi, e non solo dai palchi, dai nostri avversari politici, in maniera gratuita e senza alcun fondamento.
attacchi continui sul mio operato e su quello di tutti i componenti della mia compagine, venendo entrambi definiti inaffidabili e che non hanno fatto nulla per Occolo Mero. Attacchi che rimando al mittente. Nella gestione del comune abbiamo messo in campo in questi anni ogni energia e competenza, senza alcun risparmio di tempo, di impegno e di passione. Non abbiamo tralasciato alcunché all'improvvisazione. Io in particolare ho messo in campo tutta la mia persona e il mio nome, consapevole che se avessi fallito nella riuscita del risanamento sarebbe scattato il fallimento del nostro paese. Ed insieme all'immagine compromessa di Rocco Lumera, come comunità fallita, sarebbe stata travolta la mia credibilità di uomo, di professionista e di padre di famiglia. Ho messo in campo quindi tutto il mio prestigio, tutto il mio prestigio di uomo delle istituzioni che ha acquisito in questi 20 anni di amministrazione. Nessuno oggi può venire in piazza a screditare l'operato di tutti noi, se è vero che dal primo all'ultimo componente del nostro gruppo ci siamo adoperati con ogni energia in nostro possesso a salvare questo nostro paese e a guarirlo da ogni sofferenza finanziaria. Posso dire che io e tutti i componenti della mia compagine abbiamo dato prova di saper affrontare e risolvere ogni difficoltà della cosa pubblica. Alla luce dei risultati ottenuti sul campo, ritengo che abbiamo le carte in regola per continuare a svolgere il ruolo di amministratore per i prossimi 5 anni. Da quando è iniziata la campagna elettorale siamo continuamente esposti a attacchi vergognosi, senza alcun fondamento, da parte di personaggi di scarso spessore culturale, politico ed elettorale. Siamo stati e siamo oggetto di continue aggressioni e offese ogni oltre limite da parte di personaggi di basso rilievo, dalla dubbia condotta etica. Aggressioni e offese che non ci sfiorano minimamente, perché siamo sicuri di aver operato nell'interesse del nostro paese, anteponendo ogni bisogno ed esigenza alla nostra comunità e puntando sempre a fare di più e sempre meglio per Occolo Mero. Tutti uniti, tutti coesi. Il linguaggio aggressivo non ci appartiene. I comportamenti grossolani li lasciamo ai nostri avversari. Noi puntiamo ad altri e ad altro. Diritti e sicuri, fieri del nostro operato, incuranti dei maldicenti, animati da un solo credo e da una sola fede: credere in Rocco Lumera. Pertanto il 10 giugno salvate questo nostro paese da politica grossolana e inesperta. Votate la lista numero 1, credi in Rocco Lumera, votate Gaetano Girotti. E adesso passo la parola ad Antonio Allegro.
ero pronto, pensavo dovesse parlare in aria. Buonasera a tutti e grazie a tutti per la vostra presenza. La maggior parte di voi mi conoscono, ma è doveroso che io mi presenti perché oggi è la prima volta che mi trovo a parlare in veste di candidato in una competizione elettorale. Sono Antonio Allegra, ho 51 anni, sono sposato con Carmen Villari, Carmelina per il quartiere, e sono papà di Lorenzo. Sono nato su una casa in collina, Userro, in questo splendido paese che è la nostra Roccalumera. Credo di essere uno degli ultimi della mia generazione ancora fatto in casa. Sono nato da una famiglia composta da persone semplici, ma intelligenti e laboriose. Bravo! Persone che hanno sempre lavorato duramente e dignitosamente. Cittadini che hanno quindi contribuito alla crescita sociale, economica, culturale della propria famiglia e di tutta la collettività. Mi propongo oggi in questa compagine già collaudata, in quanto ho assoluta certezza che il dottor Algioffi, qua presente, sia un emblema indiscusso e indiscutibile di assoluta serietà, onestà, professionalità e soprattutto onestà. Per questo motivo ho deciso di collaborare e spendere il mio nome, il mio tempo e le mie energie per un progetto condiviso con la lista Credere in Roccalumera Argiloffi Sindaco. Un buon amministratore deve dare buon esempio di integerrimo comportamento e il dottor Algioffi questo esempio lo ha sempre dato. Ho apprezzato moltissimo l'impegno per il risanamento economico del nostro comune. Risanamento economico assolutamente necessario, anche se alcuni tentano di sminuirne l'importanza. Ma qualunque imprenditore come me sa bene cosa significa avere i bilanci in ordine. Significa avere serenità e garanzia di stabilità. Significa avere credito e credibilità. Significa avere la possibilità di programmare. Questo quindi uno dei motivi che mi hanno indotto ad apprezzare il lavoro svolto dall'amministrazione uscente. Già dai primi confronti con il dottor Algioffi e con tutti gli altri componenti della lista ho subito notato un clima di grande collaborazione, confronti che fra l'altro a onor del vero sono iniziati già nella scorsa competizione elettorale. Ho subito percepito di essere entrato in un gruppo aperto al dialogo e al confronto delle idee, dove tutti siamo assunti il compito e la responsabilità di farci portavoce delle esigenze dei cittadini. Il mio impegno in questa coalizione lo motivo attraverso la lettura dell'articolo 41 della nostra amata Costituzione, il quale recita esattamente così: l'iniziativa economica privata è libera. È compito quindi anche di noi cittadini intraprendere iniziative economiche che portino sviluppo e ricchezza. È compito dello Stato però, con le sue amministrazioni periferiche, agevolare, stimolare, aiutare la nascita e la crescita di attività economiche che operano sul territorio. Agevolare quelle attività economiche che di fatto costituiscono la spina dorsale del sistema economico italiano. Quella rete di piccole aziende che con la loro operatività, con il loro lavoro, la dedizione e i sacrifici delle persone che vi operano portano benessere e occupazione sui territori dove le stesse sono insediate. Il nostro territorio non è particolarmente adatto per ovvie ragioni morfologiche all'insediamento di grandi industrie.
Pertanto dobbiamo, a mio avviso, indirizzarci verso le micro e le piccole attività economiche. Proprio questo quartiere, il quartiere Putioli, è sempre stato pieno di attività produttive e commerciali. Proprio a queste attività l'amministrazione comunale deve garantire il suo supporto, deve garantire per facilitarne la nascita e lo sviluppo sul territorio. Da tanti anni io opero sul territorio e conosco bene le molteplici difficoltà che incontra un imprenditore che si accinge a fare impresa nelle nostre zone. Il mio sarà un impegno rivolto a tutte le attività economiche, ma in modo particolare a quelle produttive, in quanto sono queste le aziende che hanno un impatto occupazionale maggiore. Dalle analisi fatte da Confindustria, infatti, risulta che a ogni occupato diretto in un'azienda produttiva ve ne sono altri 3 o 4 che troveranno occupazione nell'indotto. Voglio ricordare a tal proposito un episodio che ho personalmente vissuto. Nel lontano 94 operavo a Bologna con la mia attività di produzione di attrezzature da pesca, perché anch'io sono stato un emigrante economico. Per cercare di realizzare i miei progetti sono stato fuori, ho lavorato fuori con la mia azienda. In quel periodo ricevevo spesso telefonate da parte di funzionari del comune di Bologna, i quali mi chiamavano per accertarsi che tutto andasse bene, che la mia attività fosse produttiva. Mi informavano sulla costruzione di nuovi insediamenti produttivi, mi invitavano a partecipare a degli incontri con altri imprenditori o tecnici del comune. Signori, stiamo parlando del comune di Bologna, della regione patria della meccanica italiana, Ducati, Ferrari e quant'altro, e della ditta Allegra, ultima piccola e insignificante partita IVA di quel sistema economico, ma non per questo trascurata dall'amministrazione comunale. Ho raccontato questo aneddoto per mettere in evidenza quanta attenzione le amministrazioni locali di regioni che sono sicuramente più ricche e più virtuose della nostra rivolgono anche all'ultima delle attività economiche presenti sul loro territorio. Questi sono positivi esempi da imitare e da prendere in considerazione. La nostra amministrazione comunale non può certo sostituirsi alle imprese per cercare di creare occupazione, ma ha sicuramente l'obbligo di far sì che chiunque voglia fare impresa sul territorio si trovi nelle stesse condizioni di un imprenditore emiliano piuttosto che lombardo o venero, magari anche in condizioni migliori. Sarà proprio questo il mio impegno, fare in modo che la nostra amministrazione stia ancora più vicina alle imprese, ne agevoli la nascita e ne accompagni lo sviluppo. Perché la buona impresa porta ricchezza, porta benessere, porta fermento culturale ed economico. Ed è a questo che tutti i giovani volenterosi e ambiziosi si devono aggrappare. Per questo fine mi renderò disponibile personalmente, profonderò tutto il mio impegno e la mia professionalità. Pertanto, adesso che il bilancio comunale è in ordine, è il momento di crescere. È necessario rimboccarsi ancora di più le maniche per nuovi altrettanto importanti obiettivi. Dovremo intercettare ulteriori finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere utili alle nostre collettività e all'insediamento di nuove imprese. È per questo che tutti noi lavoreremo. È il nostro obiettivo infatti organizzare sempre meglio il paese, potenziando i servizi e concedendo agevolazioni fiscali alle imprese che già operano sul nostro territorio e a tutti quegli imprenditori che intenderanno investire a Roccalumera. Puntiamo a rivedere il piano regolatore per adeguarlo alle mutate condizioni e dare nuovo entusiasmo al paese. Cercheremo di rimodulare gli standard edificativi dei capannoni della zona artigianale, perché è assolutamente necessario che la zona artigianale inizi a prendere vita. Tutti questi correttivi sono volti a far sì che nuove aziende si possano proficuamente insediare sul territorio comunale.
adesso che il piano di utilizzo del demanio marittimo è stato redatto con la previsione di piste di vario alaggio delle barche, di aree per l'insediamento di chioschi e di aree attrezzate per la balneazione, adesso che finalmente il nostro depuratore comunale è a norma e le acque del nostro mare sono tornate ad essere pulite, limpide, adesso che sono state predisposte le più importanti opere strutturali, quale la differenziata, il risparmio energetico, eccetera, adesso è giunto il momento di puntare anche alla bandiera blu. Bravo. Un altro punto programmatico che voglio esporvi, che mi sta particolarmente a cuore, è quello di ridare ai quartieri Baglio Farina, Baglio Figara e Putioli la loro identità di primi insediamenti abitativi del nostro comune lungo il litorale. Per questo motivo mi farò promotore per la costituzione di comitati di quartiere al fine anche di organizzare al meglio le spiagge antistanti, in modo tale da contemperare le esigenze dei pescatori, sia professionisti che dilettanti, con quelle dei bagnanti. La nostra spiaggia e il mare sono di tutti, dei turisti, dei vacanzieri, degli operatori economici, ma devono essere soprattutto dei cittadini di Roccalumera. Ognuno ne deve godere, ha diritto di goderne appieno, ovviamente nel rispetto di alcune regole di base. Un altro punto programmatico, e concludo, è quello dell'incentivazione alle attività di pescaturismo. Purtroppo, come tutti sappiamo, molti titolari delle piccole barche da pesca sono stati costretti a dismettere la loro attività. L'unico modo per rilanciare il settore è quello di poter alternare l'attività di pesca vera e propria con l'attività di pesca turismo o noleggio con conducente. Per incentivare tali attività è nostra intenzione creare zone attrezzate per il vario alaggio delle barche e per l'imbarco dei turisti. Requisiti questi che sono indispensabili per l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività di pesca turismo da parte della Capitaneria di Porto. Per incentivare tale attività è nostra intenzione organizzare eventi e manifestazioni, soprattutto nei quartieri Baglio, per far conoscere a turisti e vacanzieri le nostre tradizioni marinaresche e di pesca artigianale. Con tutti questi obiettivi e con questi propositi ho accettato di far parte della lista Credere in Roccalumera. Obiettivi che devo dire sono condivisi da tutti i componenti della compagine, da tutti condivisi e fortemente voluti, obiettivi che sono sicuro raggiungeremo perché siamo una squadra competente, coesa e determinata. E anche se oggi, il 30 maggio, il giorno del mio compleanno, non sono felicissimo perché ho inesorabilmente innalzato l'età media della lista, ma la nostra squadra è ugualmente piena di vigore e di entusiasmo. E permettetemi, non possiamo fare certo passare il sillogismo che essere giovane è un valore politico assoluto. Sarebbe come dire che questo signore, sol perché è alto, è un campione di basket. Essere giovane è sicuramente un valore aggiunto, se insieme ad altri imprescindibili valori. E per questo,
per tutti i motivi che vi ho elencato, che giorno 10 giugno vi chiedo di votare per la lista numero 1. Votare per la lista Credere a Rocca Lumera con Argiroppi sindaco. Grazie a tutti. Buonasera. Allora, intanto buonasera a tutti, sono Nadia Lucia Basile. Sono estremamente felice e contenta di parlare, di fare questo mio intervento in questo quartiere. Sì, in questo quartiere, un quartiere a me caro, un quartiere in cui ancora vive mia nonna Natalina, un quartiere in cui componenti della mia famiglia hanno vissuto, hanno svolto attività e svolgono attività lavorative. Ora abbiate pazienza, vorrei chiedervi un attimino di pazienza perché vorrei ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno aperto le porte della loro casa, che mi hanno aperto la porta di casa loro accogliendomi come una di famiglia, mostrandomi sempre il loro affetto per me e per la mia famiglia. Brava! Ma soprattutto mostrando il rispetto per l'operato svolto da questa amministrazione. Ancora un altro ringraziamento, un ringraziamento a tutte le donne che mi hanno incoraggiato, che mi hanno sostenuto e delle quali mi faccio tutti i giorni portavoce, tutti i giorni. Tutto questo affetto io lo porto dentro il mio cuore e lo ricambio con sincera devozione nei vostri confronti e vi dico e vi rinnovo il mio grazie. Sono stata già consigliere comunale dal 2008 al 2013 e posso dire sinceramente che è stata un'esperienza meravigliosa, esaltante, straordinaria, un'esperienza con cui ho sentito e avuto il contatto con voi cittadini, ho avuto questo contatto, voi mi avete spiegato quali erano le vostre esigenze, delle quali sempre e comunque mi sono fatta portavoce, umilmente comunque. In questi 5 anni ho appreso quanto è importante e delicato il ruolo di amministratore comunale, un ruolo di alta responsabilità, un ruolo che va svolto con impegno, serietà e dedizione. Ho scelto liberamente di candidarmi in questa lista, nella lista numero 1, nella lista Credere in Rocca Lumera. Ho trovato in questa lista persone serie e competenti. In questa lista è capitanata dal dottore Argiroffi, una persona affidabile e con grandi doti umane. E proprio lui, in questi mesi mi ha travolto col suo entusiasmo e col suo amore per il nostro paese. Questo è un gruppo che ha amministrato con serietà e concretezza. Questa è un'amministrazione che ha risanato il bilancio comunale. Questo ha permesso di guardare al futuro con serenità e con ottimismo. Infatti, proprio per poter pensare al futuro è necessario creare delle solide basi. Basi che questa amministrazione ha creato e ha fatto fortemente. È così che si pensa al futuro, non con proclami, non con slogan urlati, ma con calma, piano piano. Vi posso assicurare che a differenza di ciò che dicono i nostri avversari politici, questa compagine è formata da persone aperte al dialogo. È una squadra inclusiva. Infatti,
ci confrontiamo quotidianamente con scambi di idee e di opinioni nel massimo del rispetto altrui, nel massimo del rispetto della trasparenza, nel massimo del rispetto della democrazia. E proprio di questo argomento, dell'apertura al dialogo, che vi voglio parlare. E vi racconterò una storia, vi racconterò la mia storia. Durante i 5 anni in cui ero consigliere comunale, il candidato a sindaco della seconda lista era capogruppo di maggioranza. Io, che sedevo nei banchi della minoranza, quando esponevo una mozione, un'interrogazione, esponevo ed evidenziavo problemi e criticità del nostro paese, problemi e criticità comunque sempre avallati con foto e fatti. Dall'altro lato, dai banchi della maggioranza, trovavo e vedevo soltanto degli sguardi attoniti, perplessi, sorpresi, quasi infastiditi di tutto questo. E soprattutto vedevo delle risatine ironiche. E questo era inaccettabile. Vergogna! E questo secondo voi è democrazia, questo secondo voi è dialogo. Posso dirvi che da parte loro ho trovato soltanto una chiusura totale. Non hanno mai accettato né il dialogo né il confronto, anche perché da loro comportamenti si evidenziava questo. Tanto, hai perso le elezioni. Sei un consigliere, un semplice consigliere di minoranza, fatti il tuo. Mai hanno voluto confronti, mai. Chiusura totale. E questa è apertura al dialogo, questa è democrazia. Nella lista invece, credere in Rocco Lomera, ho trovato persone che quotidianamente si confronta con i cittadini, con gli artigiani, con i commercianti, con le imprese, con chi ha problemi e con chi ha necessità di un aiuto e di un sostegno. E ho apprezzato la riservatezza con la quale questa amministrazione ha erogato le misure di aiuto alle fasce più deboli. Sì, ribadisco, riservatezza, perché io non mi fido di chi fa del bene e lo sventola sui social. Non mi fido di chi fa del bene fotografandosi con un mediano attore di teatro. Questa per me è solo autocelebrazione. Questa è serio propaganda. Questo è strumentalizzare persone e gesti. Chi fa del bene lo fa in silenzio. Chi fa del bene non si aspetta nessun contraccambio. Chi fa del bene lo agisce nell'interesse e nel rispetto della riservatezza di chi lo riceve. Quindi sono stati la concretezza e lo stile del dottor Gaetano Geroffi che mi hanno indotto, che mi hanno convinto a candidarmi in questa lista, nella lista numero 1, perché sono sicura che con lui e con queste persone riusciremo a fare tanto per il nostro paese e per il suo benessere. Un'altra cosa, il dottor Geroffi ha spesso ribadito e voluto fortemente che tutti noi, che tutti i componenti di questa squadra abbiano delle deleghe. Deleghe che, a prescindere dai ruoli istituzionali, che verranno assegnati. Questo perché? Perché ognuno di noi singolarmente deve attivarsi in prima persona, deve avere dei compiti specifici e attivarsi e lavorare per il nostro paese. Io in particolare, se voi lo vorrete,
mi impegnerò con i rapporti scuola-famiglia, anche perché durante i 5 anni in cui sono stata consigliere mi sono sempre battuta per le esigenze dei più piccoli e di tutto l'ambito che concerneva la scuola. E a fronte di ciò che vi faccio portavoce delle esigenze delle famiglie e delle loro aspettative nei confronti della scuola e dell'amministrazione comunale. So che questo lo posso fare e mi impegnerò al massimo per farlo. Un altro punto programmatico per il quale mi impegnerò, e sorriderete per questo, è il miglioramento della viabilità. Il nostro programma prevede già l'acquisizione di un terreno all'ingresso del paese lato Furci. Questo permetterà di creare una rotonda più ampia e creare un flusso più agevole verso i paesi collinari proprio dalla via Amerigo Vespucci. In tutto questo ho anche incontrato spesso i commercianti, i quali mi hanno chiesto e hanno manifestato la necessità di regolamentare al meglio le zone di sosta. E proprio per questo è stato previsto già un piano viario, soprattutto inerente al periodo estivo, che cercherà di conciliare le esigenze di sosta dei cittadini e dei villeggianti con quelle giuste e sacrosante dei commercianti. Ed infine concludo il mio intervento. Lo concludo questa sera qui davanti a voi, in questo quartiere che è casa mia, e ho il cuore pieno, strapieno, stracolmo di speranza e di entusiasmo. E chiedo la vostra fiducia. Se il 10 giugno la nostra lista, la lista numero 1, avrà il vostro consenso, vi assicuro e mi impegno che il mio comportamento, che il mio impegno verso di voi sarà totale. E col fervore che comunque vi contraddistingue, vi chiedo, giorno 10 giugno, votate la lista numero 1, votate la lista, credere in Roccano Nero, a Giroppi, sindaco, votate una squadra competente, compatta e che ama il nostro paese! Grazie. Io le donne le tratto sempre bene. Brava! Da quando sono nato e uno sempre rispetto e educazione. Cari concittadini, amiche e amici di Rocca Lumera, buonasera. Dopo 5 anni torno in questa piazzetta per ripresentare la mia candidatura di consigliere comunale e rinnovare il mio dovere esserci per il mio paese. Mi rimetto sin da ora a voi e al vostro insindacabile giudizio insieme ai miei amici della lista Credere in Rocca Lumera con gratitudine e umiltà. Con gratitudine per averci dato la possibilità di rappresentarvi in questi 5 anni trascorsi, con l'umiltà di chi sa di aver fatto il proprio dovere col massimo impegno e la massima disponibilità. Bravo! Il nostro candidato sindaco dottor Gaetano Argiroffi, che ringrazio per la stima e la fiducia che ancora una volta ha riposto nella mia persona, in queste sere ha rimarcato più volte come gli anni che ci hanno visti i protagonisti della vita politica amministrativa del nostro paese siano stati difficili. Anni
che ci hanno visti sempre presenti e nei quali il nostro impegno non è mai venuto meno. Un impegno costante e quotidiano al servizio della nostra comunità, che ci ha dato il privilegio e l'onore di rappresentarla. Noi amiamo il nostro paese, a prescindere da chiunque e da qualunque altra cosa. Ed amiamo spendere ogni nostra risorsa ed ogni nostra energia per il nostro paese e i nostri concittadini. Amiamo essere e sentirci dentro ogni nostra cellula cittadini di questo nostro bellissimo paese, della sua storia e della sua gente. Amiamo farlo con forza, con orgoglio e dignità. Rocca Lumera ha dimostrato di avere nel proprio DNA intelligenze e risorse umane e culturali straordinarie. Rocca Lumera ha dimostrato di aver avuto sempre il massimo rispetto di tutti, ma mai bisogno di nessuno. Tutti i paesi ed i loro concittadini per noi sono belli e meritevoli, ma come amavamo ripetere da bambini, per noi Rocca Lumera porta bandiera. Bravo! Da più parti ci giunge voce che non dovremmo parlare più di debiti che abbiamo ereditato in dote dalla trascorsa amministrazione, poiché la gente è stanca di sentirselo dire. Ma, ad onor del vero, quando in consiglio comunale ci siamo dovuti assumere la responsabilità di approvare un elenco innumerevole di debiti fuori bilancio per oltre 10 ore filate, noi non ci siamo stancati, non ci siamo alzati. Non abbiamo mai fatto venir meno la nostra presenza e il nostro voto favorevole, mai, neanche per un minuto. E non ci siamo neanche astenuti, ben cosci che la responsabilità di chi aveva prodotto quei debiti da quel momento passava a noi, che con quei debiti non c'entravamo nulla. Bravo! Passava a noi e poteva gravare sul bilancio delle nostre famiglie. Eppure non abbiamo avuto alcuna esitazione, nessun tentennamento, nessun cedimento e nessun ripensamento, consapevoli che in quel momento la salvezza del nostro paese era molto più importante della salvaguardia delle nostre singole persone e delle nostre stesse famiglie. Bravo! Mi ero riproposto di non gridare, l'ho promesso a tutti, mia figlia, mia moglie, i miei amici, però credetemi, non è semplice rivivere certe cose e rivivere, ripetere certe carte. Uno non può mantenere la calma, credetemi, è difficile. Questo abbiamo fatto e adesso alcuni, quelli che hanno portato in rovina il nostro paese e non volevano la sua salvezza,
non ci perdono nel fatto che ce l'abbiamo fatta e ci siamo riusciti. Bravo! Facile, dirlo oggi. Difficile è stato ieri per noi votare sì. Fossero stati costoro al posto nostro quella notte in consiglio comunale a dover approvare debiti per 100 viaggi di un camion in 10 ore. Vergogna! 400 euro di arancini per i vigili del fuoco. 60 euro di batteria per la banda dell'ufficio tecnico. 40 euro di acqua minerale per la protezione civile. E così via dicendo, fino a raggiungere la ragguardevole cifra di 1.280.000 euro. Sarebbero scappati via per le scale del comune come furetti. Bravo! E ancora, c'è qualcuno che dice che in questi 5 anni non abbiamo fatto nulla, che non abbiamo fatto niente, come se aver salvato il proprio paese dal sicuro fallimento fosse stato niente. Aver evitato il dissesto con tutte le conseguenze negative per i propri concittadini fosse stato nulla. Aver garantito tutti i servizi essenziali fosse stato poco. Aver speso oltre 1.500.000 di euro per bonificare la condotta fognaria ridotta a un colabrodo fosse stato facile. Aver costruito ex novo il depuratore fosse stato falso. Aver cofinanziato, ultimato ed inaugurato l'elisuperficie non fosse stato vero. Aver collocato i pannelli fotovoltaici sulla scuola elementare e media non fosse mai avvenuto. E la ricostruzione della scuola materna e la ristrutturazione della scuola media non fossero state mai realizzate. Come se i due pozzi per la captazione dell'acqua potabile non fossero stati mai trivellati e la bonifica all'uscita del casellato stradale non fosse stata mai fatta. Come se l'impianto di illuminazione pubblica a letto fosse ancora un sogno nascosto nel cassetto e la raccolta differenziata porta a porta non fosse prossima al traguardo. È come se il parco giochi per i bambini non fosse sul punto di essere realizzato. E che dire dei servizi sociali? Prima ne parlava Nadia. I servizi sociali prima erano esistenti solo sulla carta. Oggi sono una grande realtà che ci invidiano tutti e di cui c'è da essere solo orgogliosi e fieri. Ecco, e così stia dicendo, molte altre piccole e grandi cose sono state realizzate, affrontate e risolte nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile. Sì, è vero, magari non siamo riusciti a riempire in breve tempo qualche buca. Cito, non a caso, quella di Via Celeri. Ma possiamo assicurare chi ci critica che se non avessimo ereditato un buco di debiti così profondo, le buche di Via Cenere le avremmo potute riempire d'oro e non di meno. Bravo!
taluni asseriscono che la mia condotta in consiglio comunale sia stata a volte veemente e a volte impetuosa, e su questo chiedo venia. Ma i toni animati dei miei interventi in consiglio comunale non sono dipesi dalla voglia di prevaricare le persone sedute su banchi dell'opposizione, men che meno di mancare di rispetto ai consiglieri del genere femminile. Sono dipesi invece dalla condotta dei consiglieri di opposizione, i quali con pervicacia e senza alcun motivo logico per 5 anni ha inteso difendere l'azione amministrativa di chi prima di noi aveva gestito la cosa pubblica. E sono dipesi soprattutto dalla difesa d'ufficio da costoro assurdamente svolta nei confronti di amministratori a loro vicini senza alcuna attenuante e per tale ragione indifendibile. Non sono questo, i miei toni accesi spesso sono dipesi dalla consapevolezza di esserci trovati di fronte a un impegno gravoso, a volte arduo, quello di dover riparare le distorsioni economico, contabile ed amministrative di chi ci aveva preceduto nella gestione della cosa pubblica, e dalla paura, sì, dalla paura di non farcela e di rimanere schiacciati sotto quel macigno debitorio che altri con malevolenza avevano posto sopra le nostre teste. E come me tutti i componenti della compagine di Gaetano Argiroffi siamo stati pervasi dallo stesso stato d'animo, paura e coraggio. Paura di non farcela, coraggio nel riuscire a farcela. E di questi contrastanti sentimenti in consiglio comunale io mi sono fatto interprete. Nessun altro intento vi è stato negli interventi, men che meno quello di offendere la dignità e il ruolo di chi è stato seduto sui banchi dell'opposizione. E da parte ogni altra non veritiera e visibile interpretazione, devo dire che adesso sono e siamo sereni. Siamo sereni per quello che siamo riusciti a fare e possiamo dire in modo chiaro e sereno che il merito di tutto ciò è di una persona sola. Il merito è del dottor Gaetano Argiroffi per aver trasmesso a tutti noi la sua tempra e il suo coraggio. Per aver trasmesso a tutti noi la sua forza e la sua determinazione necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, quello del salvataggio del nostro paese. Questo quartiere ha dato i natali, tra l'altro, ai migliori pescatori, e come essi amavano spesso ripetere, ed io da bambino ascoltare, il buon marinaio non si vede che a Maria, ma si vede quando il mare è tempesta. Per questo va dato riconoscimento e merito a Gaetano Argiroffi, che trovandosi in una nave in mezzo alla tempesta non ha fatto lo schettino di turno, non ha abbandonato la nave, anzi, tutt'altro, con mani sicure e salde, come solo un comandante dalle mille esperienze sa fare, l'ha guidata sino alla riva, scusatemi, salvandola dal sicuro naufragio.
Gaetano Angiloffi è stato ed è un vero capitano ed è il legittimo condottiero di tutti noi. Capace di guidare una comunità, avendone dato sempre grande prova e dimostrazione in tutti gli anni in cui è stato chiamato a farlo. Ed io personalmente sono fiero di far parte della squadra di Credere Rocco Lomera e di avere una guida così affidabile e sicura come la sua. Una guida che per noi tutti è garanzia di buon governo e di sicuro affidamento nell'interesse unico ed esclusivo di tutta la nostra comunità. Ed è per questo, cari amici, che il 10 giugno vi invito a votare la lista Credere Rocco Lomera con Gaetano Angiloffi figlio. Perché con Gaetano Angiloffi vinciamo tutti. Perché con Gaetano Angiloffi vince Rocco Lomera. Buonasera a tutti. Stasera per me è il primo comizio, spero ce ne saranno anche altri che ci permetteranno di incontrarci e di farvi anche una comunicazione importante su quelle che sono le nostre idee. E voglio essere anche di supporto alla comunicazione che farà il sindaco nei prossimi comizi, perché abbiamo tantissime cose da dirvi, cose importanti, cose che sicuramente ci servono per far capire qual è il progetto di Credere Rocco Lomera e come questo progetto vuole continuare ad andare avanti. Mi voglio riallacciare subito all'intervento di Nadia e di Antonio, che sono le presenze fresche che ci sono all'interno del nostro gruppo. Un uomo e una donna che sono rappresentativi di questo contenitore che è Rocco Lomera. Il contenitore di Credere Rocco Lomera è un contenitore fatto di uomini e donne, di giovani e meno giovani, di professionalità acquisite e nuove che vogliono trasmettere un contributo per far crescere una Rocco Lomera diversa. Questa è la nostra idea di Credere Rocco Lomera. Vedete cari amici, quando non si hanno programmi e argomenti la cosa più semplice da fare quale, caro sindaco? Denigrare l'avversario. E noi in queste sere siamo stati denigrati da chi non ha idee, da chi non ha il coraggio di sapersi postrare e confrontare con noi che siamo amministrazione uscente. Mi duole dirlo, ma è la verità e questo non lo accetto, soprattutto quando arrivano le offese. E mi riferisco al comizio che c'è stato qualche sera fa nella frazione Sciglio, dove un coro acclamante ha detto a me, al dottore Foscolo e all'avvocato Fleres: vergogna, vergogna di che cosa? Di essere delle persone oneste che portano avanti le idee per il proprio paese, che si spendono per esso, che vogliono contribuire a farlo crescere. Se questa è vergogna, la vergogna è vostra. Non li accetto questi insulti, né io né i cittadini di Rocco Lomera. La campagna elettorale va fatta con toni moderati, con confronto sincero e con lealtà nei confronti dei cittadini che si spendono giornalmente perché credono in un'amministrazione, perché fanno parte di una comunità, perché fanno parte di un paese che si chiama Rocco Lomera. La critica di costoro scivola sul piano inclinato della nostra più totale indifferenza e non voglio aggiungere altro, ci basta dire questo. In questi giorni di campagna elettorale abbiamo avuto modo di apprendere, caro sindaco e cari colleghi componenti della lista Credere Rocco Lomera,
che è l'altra compagine, che ci propone un libro fantastico, fatto di grandissime opere. Prima parlano del quotidiano e poi ci rappresentano la fantasia, l'eresia. Ne vogliamo elencare qualcuna? Le ultime le abbiamo sentite l'altra sera al confronto televisivo che c'è stato fra il nostro sindaco e il candidato della lista avversaria. Ci parlano di grandi strade e infrastrutture importanti. Io non so come le vogliono realizzare, con tanta sincerità. Forse giustamente non sono stati mai al comune, non hanno mai amministrato e non si rendono conto di come è una battaglia giornaliera per noi amministratori fare anche l'ordinario. Ci raccontano di ponti che dovrebbero unire sul torrente Santa Nicola la zona sud e la zona nord, perché potrebbero rappresentare un momento di sviluppo e di turismo, perché questi ponti, ideali mi permetto di dire, dovrebbero collegare la Roccalumera turistica balneare con quella montana delle frazioni Santo Vito e Contresa. Non so come li volete fare, poi ce lo racconterete qualche altra serata. Poi ci parlate di una viabilità alternativa alla SS 114, opere faraoniche, opere fantastiche. Arrivato a questo punto vi consiglio di inserire anche la scala mobile, così siete proprio completi. Piuttosto che sognare, forse è meglio che rimaniamo con i piedi per terra e ritorniamo a parlare del quotidiano, delle piccole cose di cui Roccalumera ha realmente bisogno, di cose fattibili, di cose realizzabili, di cose che sono a portata del nostro bilancio comunale, che grazie a Dio, dopo tanti sacrifici e soprattutto grazie all'impegno che avete messo voi con le vostre tasche e con le nostre tasche, siamo riusciti a risanarlo e oggi ci permette di vedere e di programmare per una Roccalumera diversa. Nelle sere scorse e anche ieri sera nel confronto di cui sindaco sono stato chiamato in causa insieme al dottore Foscolo, che non fa più parte della competizione elettorale, ma c'è Sebastiano che lo rappresenta, e insieme a Nino Frese, che è un altro dei componenti della nostra lista, perché saremmo rei di aver fatto parte di un'amministrazione. Lo dico con sincerità, ho fatto parte, chiunque può sbagliare, l'importante è che l'errore venga riconosciuto e che non venga più commesso. Errare è umano, perseverare è diabolico. Sono stato e sono Presidente del Consiglio e sono garanzia di legittimità, di correttezza e soprattutto una garanzia affinché Roccalumera possa continuare a camminare con le proprie gambe. Non ho permesso mai, niente e nessuno, di sperperare il denaro pubblico e per questo anni or sono ho preso le distanze da chi aveva questo intendimento. E invece il candidato a sindaco della lista contraria che cosa ha fatto? Sorniona dormiva come la bella addormentata, dormiva, dormiva e dormiva. Oggi invece si sveglia e vuole diventare paladina della giustizia, la Giovanna d'Arco di Roccalumera, la puritana che vuole insegnare agli altri cosa bisogna fare per portare avanti il proprio paese. Questo no, non lo accettiamo, non lo ammettiamo. Ebbene, arrivare a questo punto, dopo quello che ho detto, non posso fare altro che ribadire l'invito che ha fatto il sindaco in piazza Mazzolo. La invito qua, in questa pubblica piazza, a confrontarsi e a dire ai cittadini qual è la verità e di chi sono le responsabilità sulla situazione debitoria che abbiamo ereditato come amministrazione. Questa è la verità, la invito qua in pubblica piazza. E non accetto che niente e che nessuno venga ad addebitare a noi come coloro che hanno aumentato le tasse. Sì, le abbiamo aumentate perché non ne potevamo fare a meno, ma è anche vero un'altra cosa, che prima di noi qualcuno nella passata legislatura si era fatto promotore e questo era proprio lei che aveva voluto che si aumentassero le tasse. E io ricordo bene, cara Nadia, che eravamo insieme in Consiglio Comunale, che è una cordata di consiglieri comunali, qualcuno presente, qualche altro non c'è più, ci siamo opposti perché riteniamo che le tasse vanno aumentate, sì, ma in considerazione di quella che è la massa debitoria, e non così perché devono essere aumentate perché dobbiamo fare cassa e continuare a spendere. Il concetto di rispetto è questo.
Solo chi ha paura del proprio passato non è disposto a confrontarsi, caro sindaco, è proprio questo il problema. La verità sta nei fatti e non nelle parole a cui ci vogliono abbindolare, a cui ci vogliono abituare. Noi di parole ne abbiamo sentite fin troppe. Oggi ci vogliamo confrontare con i fatti, con la realtà dei bilanci comunali, con la realtà delle difficoltà che viviamo giornalmente. Poi, alla fine, dopo tutte queste grandi vicissitudini che sono state trascorse e passate e che non ci vengono riconosciute, perché alla fine è vero, chi fa del bene non glielo si viene mai a riconoscere, in questi ultimi mesi, e lo sappiamo tutti perché ne abbiamo assistito, abbiamo avuto modo di apprenderlo anche dai mezzi di comunicazione, dalle dichiarazioni, si è cercato di fare la grande ammucchiata, tutti contro il dottor Argiroffi, perché il dottor Argiroffi è reo di aver ricostruito la credibilità di questo paese. E alla fine, dopo sei mesi di confronti, spartizione di poltrone, cose non ben riuscite, che cosa è successo? È uscita la coniglietta dal cilindro e l'hanno candidata come avversario di un sindaco credibile, serio, onesto e moralmente corretto. Però, nonostante tutto, un merito gli si deve essere riconosciuto al candidato sindaco della squadra avversaria. Uno solo, gli altri non ci sono. Ha avuto la capacità apparente di saper rottamare tutti i pseudopolitici delle passate tornate elettorali. Tutti quelli che sono stati trombati li ha saputi rottamare. Però c'è da dire che c'è anche un serio, perché la dobbiamo raccontare tutta la storia, perché se no la raccontiamo a metà va a finire che i nostri concittadini non riescono a capire qual è il senso di questa comunicazione che vogliamo fare. E allora si è saputa attorniare di tutti i consiglieri occulti che ce ne sono a bisdeffa, di tutti i colori e di tutti i tipi. Ci sono quelli stranieri che vengono da altri comuni che si vogliono riciclare perché pensano che Roccalumera sia territorio di conquista. No, cari stranieri, non ve lo permettiamo. Poi ci sono le comparse ultraventennali che ogni volta che ci sono elezioni compaiono e si fanno vedere, ma farebbero bene a starsene a casa, perché bisogna avere il coraggio di mettere la faccia, la propria onestà, la propria immagine. Poi c'è tutta una serie di politici trombati, quelli non mancano tutto. E poi ci sono anche i pagliacci che si sono saputi laureare qualche settimana fa in una piazza di Roccalumera. Bravo! Quindi c'è di tutto. Bravo! Però manca l'ultimo di questi consiglieri. È il gran maestro, colui che tiene le fila. Colui che non ha avuto il coraggio di mettersi in gioco e cerca di tenere le fila da dietro le quinte. Tutti insieme fanno un bel quadretto siciliano, degno della più rinomata tradizione teatrale dei pupi e dei pupari. Soltanto che nel nostro caso non c'è il pupo ma c'è la pupa e dietro ci stanno i pupari. Chiusa questa parentesi, perché poi è divertente, ci vuole un po' per anche animarci e renderci più il comizio più allegro. E allora ritorniamo adesso nella normalità a cui siamo stati abituati in questi 5 anni. E diciamo che noi la politica la intendiamo secondo un confronto, un dibattito e non uno scontro. Accettiamo anche la critica, perché la critica, quando è costruttiva, che ben venga. A differenza di quelli che additano il gruppo di Credere Roccalumera come un gruppo chiuso, non aperto, non è affatto vero, perché la testimonianza e la partecipazione di Nadia, di Antonio, dimostrano come questo gruppo è un gruppo che invece si vuole confrontare con i cittadini, con tutti coloro che vogliono trasmettere qualcosa di importante affinché si possa realizzare qualcosa di diverso nel nostro paese. Abbiamo lavorato per una Roccalumera diversa, fatta di piccole cose e di cose concrete. Questo è il lavoro che abbiamo fatto in questi anni.
e se tante cose non siamo riusciti a farle, non abbiamo remore, vi chiediamo anche scusa, perché è giusto. Bisogna avere anche il coraggio di chiedere scusa alla gente quando non si è riusciti a fare tutto ciò che si era promesso. Siamo umani, ognuno di noi può sbagliare. Ma scusa la chiediamo ai nostri concittadini, non certamente a chi pensa di essere un avversario che si vuole confrontare sul nulla. Abbiamo dovuto sopperire a 5 anni di emergenze, perché la verità è questa: se oggi anche tante piccole cose, il marciapiede o l'aiuola, non siamo riusciti a farla, è perché le emergenze a cui siamo stati sottoposti sono state così tante e tali da non poter fare anche le cose minime. Io ricordo e so, fino a stamattina col sindaco siamo andati all'ufficio ragioneria per chiedere un minimo di somma, non c'era disponibilità, con rammarico dobbiamo cercare di far fronte ugualmente, cercando 1000 scorciatoie, 1000 peripezie per poter superare il problema. Non è una cosa facile, non è un gioco da PlayStation amministrare un paese. E io vorrei ricordare a me stesso e anche a voi che ci state seguendo quali sono state le emergenze che abbiamo dovuto affrontare. La prima emergenza è stata quella della spazzatura. Ricordate bene tutti che nell'ultimo anno della precedente amministrazione i cassonetti che c'erano nel lungomare, nella strada, trasportavano di sacchetti della spazzatura. Là ci sono 2 cassonetti che erano stracolmi, ve lo ricordo bene. Oggi questo non succede più, perché questa emergenza l'abbiamo superata. È vero o non è vero? Siamo stati bravi? Sì. L'altra emergenza che abbiamo cercato di superare in questi anni è stata quella della fogna a cielo aperto. È inutile che ce lo nascondiamo, è stata un'emergenza. Vi ricordate tutti come ogni 2 o 3 c'erano gli sversamenti della fogna sulla spiaggia? Bel biglietto da visita, bella spiaggia credibile, piena di fogna, ma chi serviva? Oggi abbiamo fatto anche questo, ci siamo spesi con tantissime risorse, ci siamo svenati e vi siete svenati per poter permettere alla spiaggia di essere pulita, di non avere più quelle situazioni di disagio e di imbarazzo dinanzi ai turisti, che quando arrivava il mese di agosto, proprio per il sovraffollamento della popolazione, la fogna si sversava. E sapete perché si sversava? Perché non veniva fatta la manutenzione delle stazioni di sollevamento. Questo l'abbiamo fatto, l'abbiamo risolto con tante spese. Prima ogni stazione era fatta soltanto di un motore malfunzionante. Oggi, grazie all'impegno che abbiamo messo, ci sono 2 motori, ci sono le guide nuove, ci sono le griglie che non permettono alle pompe di deteriorarsi e di rovinarsi. Questo è saper fare programmazione e gestire e risolvere i problemi. Bravo, bravo, bravo. Un'altra emergenza l'abbiamo affrontata, ma non per essere ripetitivo, è quella dei debiti, non ce lo possiamo nascondere. L'abbiamo affrontata grazie anche ai vostri sacrifici, perché chi dice che noi abbiamo utilizzato i cittadini di Localomera come bancomat mente sapendo di mentire. Noi cittadini abbiamo chiesto sacrifici per poter riportare una situazione di equilibrio, di correttezza nella contabilità pubblica. Bene, tutte queste emergenze non sono altro che le fondamenta di un palazzo importante che vuole essere l'emblema di Roccalumera. Perdonate se vi faccio questo confronto, perché forse anche per deformazione professionale, chi fa l'architetto ha sempre ogni giorno a che fare con quelli che sono i palazzi, con quelle che sono le strutture. E un bel palazzo, se non ha delle buone fondamenta, se non ha delle buone strutture, sicuramente non può avere quella dignitosità che occorre avere. Sì, può essere bello nelle rifiniture, negli accorgimenti, ma quello che oggi realmente conta sono le fondamenta del palazzo, sono le programmazioni, le capacità di saper avere dei piedi saldi a terra, e noi questo lo abbiamo fatto grazie a questi interventi. Oggi siamo pronti e ci scommettiamo per dare le rifiniture, per dare tutte quelle particolarità che possono permettere a questo palazzo che si chiama Roccalumera di essere il più bel palazzo della Riviera Ionica. E per bravo! Questo la scommessa di oggi è per la Roccalumera del domani, una Roccalumera fatta di servizi e di interventi di qualificazione importanti. In questi giorni sento dire da tantissimi nostri concittadini, lo so,
Tanti lo dicono un po' per criticare, ma tanti lo dicono perché, giustamente, non conoscendo bene alcuni aspetti, pensano che tanti lavori che stiamo facendo li stiamo facendo oggi perché c'è la campagna elettorale. Non è così, vi prego di credermi, perché ogni lavoro che si fa, semplice o complicato che esso sia, ha bisogno di una programmazione. E noi abbiamo avuto la capacità, pur nell'emergenza, di saper programmare bene, e oggi si cominciano a vedere i primi risultati. Sono i primi di una lunga serie che seguirà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E lo voglio ricordare a me stesso, oggi abbiamo attualmente in itinere l'intervento di rifacimento di tutta quanta l'illuminazione pubblica. Ciò ci permetterà di avere una Roccalumera più illuminata, una Roccalumera che ha rispetto del risparmio energetico e soprattutto dell'ambiente. Un'altra cosa che stiamo portando in questo momento avanti è quella del rifacimento dei muretti del lungomare. Certo, non riusciremo a farli tutti, ma intanto abbiamo cominciato, perché chi ben comincia è già a metà dell'opera. E poi un'altra serie di interventi che già oggi hanno avuto inizio è quella della riqualificazione degli spazi attrezzati per i bambini più piccoli. Sindaco, se non sbaglio, no? Oggi abbiamo già completato in parte il primo intervento nella piazzetta Falcone e Borsellino. Abbiamo messo il tappetino antitrauma e mi ricordo le battaglie che Nadia fece in consiglio comunale per il posizionamento di questo tappetino. Che mai si sono fatte? Oggi noi abbiamo preso l'impegno l'abbiamo preso 5 anni, e oggi trova concretezza, perché siamo un'amministrazione seria che quando prende un impegno lo mantiene. Dopodiché ci saranno altri interventi in tal senso, ma quello più importante, che sicuramente darà il nuovo biglietto da visita a Roccalumera, è la riqualificazione della zona sud del paese. Lo ricorderete tutti come 5 anni fa, quando ci siamo insediati, avevamo una zona sud a ridosso dello svincolo stradale che era un degrado, una sporcizia e una vergogna per tutto il paese. Ci abbiamo lavorato, ci abbiamo speso in questi giorni. Una ditta di Trento che ha vinto l'appalto andrà a realizzare un importante parco giochi, forse l'unico di questa entità in tutta la Riviera Ionica, perché quando vi dico che Roccalumera si proietta a diventare il paese leader della Riviera Ionica è la verità, non vi prendiamo in giro, diciamo cose reali. Andremo a realizzare un parco giochi dove verrà installata una grandissima nave, un galeone lungo 20 metri, largo 6 metri e alto altri 6 metri, dove sarà ragione di tutti i bambini, perché un paese che si rispetta, che vuole investire nel turismo, deve avere anche la capacità, cara Nadia, di saper dare servizi ai villeggianti, ma anche alla nostra comunità. E noi stiamo facendo questo. È tardino, io ho fatto 1:20 di comizio e penso che potremmo continuare, ma abbiamo tantissime altre cose da dire e sicuramente ci saranno anche altre sere in cui ci confronteremo e avremo modo di raccontarvi quelle che sono le nostre idee in merito. Mi avvio anche alla conclusione. Ebbene, come vedete, queste opere, questi interventi sono appunto il sinonimo dell'impegno che abbiamo assunto in questi 5 anni. Crediamo in una Roccalumera diversa, in una Roccalumera che si può riscattare e una Roccalumera che crede nel futuro. E questa Roccalumera che crede nel futuro può essere rappresentata soltanto da un candidato sindaco serio, onesto, corretto e che sa realmente amministrare, non un candidato a sindaco improvvisato. E per questo il 10 giugno il nostro sindaco, il dottor Algirocchi, è l'unica persona che può realmente amministrare questo paese. Il 10 giugno votiamo la lista Crede nel Roccalumera, Algirocchi sindaco. Grazie e buonasera a tutti.